Raga, sapete qual è la pasta preferita da Mazzini? La carbonara. Vai. Ho scoperto un modo per capire se l'acqua è naturale o frizzante semplicemente toccandola. Vai. Questa è liscia. È liscia, fa vedere com'è liscia. È liscia, è vero. Liscia questa. Sarà tosta. Sarà un lungo video, credo. Buon appetito. E la pasta preferita dai drogati? Bucatini. Oh raga, ma sapete cosa fa un cammello su un dolce? Aspetta. Attraversa il dessert. Il dessert, cazzo. Se perdi una forchetta è perché non ti ricordi dove l'hai posata. Assurdo comunque però, ne sa più di te mi sa. Sai cosa ha detto il caffè al cappuccino? Cosa? Io non lo so perché non si è espresso bene. Allora, una chicca, no, una chicca se posso. Ah. Il caffè non prendetelo corretto, prendetelo con la bocca. Non è mia questa, è di Alberto, ciao Alberto. Comunque un uomo entra in un caffè, splash. Vabbè, questa possiamo anche tagliarla. Tu lo sai perché prima si sbatte e poi si apre? No, perché? Perché se prima la apri e poi la sbatti. Vabbè raga, dopo una intro del genere sono qua per dirvi che sono a Roma con Raffaello Facce Sta Magia e quel povero Hyde che non è scappato di casa. Poveretto, cioè l'abbiamo costretto a venire, più una dimora. No, l'abbiamo costretto a venire, lui è contro la sua volontà qua. E siamo qua per insomma registrare delle lezioni per la scuola di magia a tema magia comica, comicità in magia, quindi andiamo a casa. Le fa Hyde comunque, cioè, ah no, le fa Hyde, sì, infatti. C'è Facce che controlla. Esatto, andiamo a casa di Facce che ci insegnerà un sacco di cose. Sei pronto? Prontissimo. Sei timido? Sei emozionato? Sì, lo sai, io non sono timido. Non so esternare le emozioni. Ok, boh, andiamo. Siamo arrivati. Comunque io vorrei morire come mio nonno, bello, tranquillo, nel sonno. Non come gli altri sei in macchina con lui. Ah, first plane. Beh, siamo arrivati a casa di Facce, ci ha dato le magliette, tutto normale. Il cappellino. Sei bellissimo, Hyde. Spacca. Guardate questo, qua sono tutti i bollini dei mazzi di carte che lui stacca ogni volta. Sì, per ricordo. Per ricordo. Sì. E ovviamente Totti, perché siamo a Roma. Giusto. Carbonara, Totti. Buche. Bella raga, siamo qua con Facce e stiamo per fare una magia, ok? Una magia incredibile. Abbiamo una predizione, ma la predizione non si deve vedere fino alla fine, ok? Non si deve vedere assolutamente. E io appoggio le carte, anzi le butto, e tu Hyde mi dici stop quando vuoi. Stop. Le butto queste? Le sì, butto per terra? Butta. Quindi questa? Sì. Ok, mi raccomando, guardate la carta, okay? E la mia predizione è esattamente la donna di... quadri. No, qua è cuori, raga, mi sa che abbiamo sbagliato. Taglia il video, stacca tutto, andiamo via. Ah. Beh, forse c'è andata bene. Stai venuto da Dio. Ok. Sì, è venuto bene, era liscio. Facce, non riesco a capire una cosa. Non capisco se sono pieni o se sono cavi. Greve. Sono pieni o sono cavi? Sono senza parole. Cosa succede, ragazzi? Lo conosciamo tutti questo gioco. Adesso ho portato una moneta. Metto un bicchiere sopra la moneta. Adesso farò sparire la moneta. Spero che abbiate già capito di che gioco sto parlando. Quindi adesso farò sparire la moneta. Siete pronti? 1, 2, 3. Scusa, mi è arrivato la vetreria. Dicevo, allora la moneta non è scomparsa, ma è scomparso il bicchiere. Sei un deficiente. Allora, secondo me questo è un esempio molto chiaro di come un gioco orribile, ok? È un deficiente. Sei un deficiente. Possa diventare un gioco molto bello, d'accordo? Raga, abbiamo registrato le lezioni, abbiamo registrato anche dei reel. Hyde mi ha dovuto lavare la maglietta perché abbiamo fatto dei reel così. E in realtà le lezioni che ha fatto Facce Sta Magia sono veramente delle bombe. Veramente ti ringrazio, Grazie a te. Cioè, c'è poco da fare. Basta, ho finito le battute, ne abbiamo fatte troppe. Tu ne hai un'altra di battuta? Sì, aspetta. Ma come si aspetta? Ah, era una battuta. Sì.
Mamma mia! Andiamo in centro a cena. Ci becchiamo anche con Andrea Muzzi, che è il campione mondiale di memoria. Venite con noi. Lo sta facendo lo scemo. Ciao bro, a dopo. Ma che chiave è? È enorme bro, pesa 60 kg. È un rompicapo. Ma bro, non parte. Pesi più di 320 kg? Oddio, non mi sembrava. Fa anche un bel rumore. Ma siamo al sicuro secondo te? Fa un bel rumore. Dovete fare attenzione ai sensori a destra e a sinistra. Sono guarda. Wow. E adesso c'è anche un telefono ipermoderno. Ma non c'è la luce normale? Non c'è. Vabbè, insomma, noi non ci facciamo problemi. Tu dormi, bro? Io mi faccio un'ora di sonno. Un'ora di sonno? Premi proprio quello. Girati. C'è una ripresa figa. Sei arrivato in macchina? Sì. Infatti ti trovo in formula. Raggio. Raga, volete sapere qual è la macchina più venduta in Germania? La berlina. Raga, Facce ci ha portato, come si chiama, lo Stadio dei Marmi? Sì, lo Stadio dei Marmi, anche nominato Stadio Pietro Mennea, che è... sapete, no, il tipo che aveva il record mondiale di 100 metri, mi sembra. Ah, ok. Sì. No, vabbè, ma è bellissimo. Vediamo se c'è Lignano. No, c'è Ancona. Questo però non può giocare a calcio perché bara. Stanno ballando, bro. Wow. Vuoi andare a ballare? No, stavo per dirtelo. Sotto un ponte. Il ponte della musica, infatti ballano. Bella Andrea, cosa stai facendo? Sto memorizzando tutto il Pokédex. Perché Vai. Devo sapere da ogni numero, da 1 a 905, istantaneamente qual è il Pokémon. Ok, dimmi della prima. Allora il quindicesimo Pokémon. Allora Beedrill. Aspetta, vado a verificare. Non sono sicurissimo perché sto all'inizio, però. Ok, e il 19? Facciamo ad accampare, scusi. Il 19 e qual è? Pidgeot. Controlla, ti prego. 15 Beedrill, giusto? Sì. 19. Scusa, sì. 18. No, scusa, 18 è Pidgeot. Ok. No. 19 era Rattata. Bravo. Sì. E 28? 28. E 28. Aspetta, 28 Sanstrio. Aspetta, no, quello è il 27. Vedi, ancora ce l'ho. E Sunslash. E Sunslash. Ah, aspetta, che lo tiro su. Cioè, non so come dire. Mannaggia la miseria. Dici, ho capito, cambia la concezione. Okay, Facce. Dimmi. Dimmi una macchina che ti piace. La Smart. La Smart? Sì. Possiamo fare qualcosa? Vai. Voilà. Oh. Smart. Non l'ho capita. Vabbè. Perché le caramelle che c'entrano con la Smart? Perché Smarties. Ah, sono bella questa, normali. Bella questa. Capito? Sì. Bella, bella. È che una Smart non ci sta dentro bella, un cubo. Bella, bella. No. Adesso l'ho capita. E il cubo è sparito. E il cubo è sparito. Prendi un po' di carta e inizia a mescolarle. Mescola un poche, ok, mescola. Ne prendo un poche così. Queste si mescolano. Mescola se vuoi anche queste, ok. E ora io farò una cosa. Tra un attimo, Hyde, ti chiederò, anzi, Andrea, dato che voglio farlo a te, ti chiederò, mescola quanto vuoi, ok? Ok, se vuoi dargli un colpo anche a questo, mescola, dagli un taglio, ok? Proveremo a fare una cosa. Ti chiederò di pensare a un numero tra l'1 e il 52, quello che vuoi, ok? E Hyde memorizzerà tutte le carte più veloce di te. Okay. Ok. E ti dirà la carta che è in quella posizione. Che numero stai pensando? 12. 12. 12. Qual è la dodicesima? La dodicesima è il... dodicesima hai detto, no? Sì. Dodicesima. È il 2 di fiori. Conta. Anche di faccia se vuoi. Ok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah però. Fallo più difficile, dimmi un numero più alto. Numero più alto invece che il 12, un altro. 43. Il 43 è tosta, però è l'8 di quadri. Ok. Vai.
Vai, di faccia, fare... di faccia. Ok, uno, allora, due. Vai, vai. Quattro. Vai, sei, vai, 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 vai. Dieci. Vai, più veloce, più veloce, più veloce, più veloce, più veloce. Ho capito, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 41, giusto, no? Siamo sì, 41, sì. 42. E non mi ricordo che carta avevi detto? Non lo posso era dire, non mi ricordo. Era l'8 di quadri, gira. Aspetta, 42. 43, 8 di... Ma hai contato male? Non lo so, dove cazzo sta l'8 di quadri? È tra quelle? È questa. Abbiamo sbagliato, bro. Miracolo. Però forse sai che in realtà è stata tutta un'illusione. Ah. Sai perché? Tu l'hai visto l'8 di quadri nel mazzo? Sì. C'era? E l'ho visto. Secondo me è stata tutta un'illusione, Andrea. Questo 12, di cuori. 15. Non c'è. Lo sto toccando con la punta di dita, eh. Era un'illusione, non... abbiamo sbagliato, Aida ha sbagliato perché in realtà la carta non c'è mai stata. E tu l'hai vista con i tuoi occhi, sì? Sì, 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 l'ho vista, l'ho vista. È che io prima di iniziare sapevo che avrei potuto sbagliare, che sarebbe potuto succedere qualcosa, quindi ho messo una carta in tasca che è tipo un'assicurazione, no? Ed è l'8 di quadri, vedi? Ai ai ai. Così, solo... Sto cercando di capire la truffa. Traigami la canela. Raga, è stata una bella avventura, è stato un bel video e volevo salutarvi, volevo dirvi ciao, 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 ciao. Il medico mi ha detto di farlo 20 volte perché è salutare. Se dei giapponesi si mettono d'accordo per fare un cartone animato, La decisione è unanime.